Si comincia, anzi si ricomincia con Milano. Il 27 ottobre si alzerà il volo per Malpensa, dal 6 dicembre ci sarà anche quello per Torino e così il Gino Lisa di Foggia torna nel circuito delle rotte nazionali. L'ultimo volo era stato il Foggia-Milano del 7 novembre 2011 con la Darwin. La nuova iniziativa è stata presentata in aeroporto. C'erano i vertici di Aeroporti di Puglia, c'era il presidente della regione Vendola, c'era il referente per l'Italia di Blue Wings Air, la società che curerà i voli. È una società inglese di brokeraggio, cioè di intermediazione, non è una compagnia aerea, si affiderà alla Valdostana Air Valais. I velivoli saranno Fokker ad elica da 50 posti. Per Malpensa si volerà il lunedì e il venerdì alle 7 e si ripartirà alle 18. Il viaggio dura 2 ore, stessa durata per Torino-Caselle, collegato solo il sabato. Si arriva alle 10 e ritorni alle 11. Impossibile usufruirne nella stessa giornata e non si tratta di voli di linea ma di charter. Blue Wings Air, all'interno della quale ci sono anche capitali di imprenditori Downy, ha in progetto altri voli, sempre charter, ma diretti a Mostar e Sarajevo. Si dovrebbe cominciare a novembre. Altro progetto, un aerotaxi da 8 posti che facendo scalo a Lisa consentirebbe di raggiungere su richiesta qualsiasi altra destinazione nazionale. Blue Wings Air, è stato detto, non godrà di incentivi pubblici come altre compagnie. Forse per questo i prezzi non saranno bassi. 125 euro per Milano, 130 per Torino. Il tutto mentre il Gino Lisa aspetta le autorizzazioni nazionali ed europee per poter finalmente allungare la pista. Se non dovessero arrivare, anche i voli presentati oggi rischierebbero di apparire come l'ennesimo contentino.